Bene, adesso tocca al primo cittadino, che voi siete anche il papà di tutti, anche se giovane, così si dice sempre il papà di tutti, quindi qui ci può dare, ecco, brevemente una visione magari di quello che c'è in cantiere, di alcune prospettive future per Mondola se ci sono. Grazie a Don Michele, grazie a Sua Eccellenza il Vescovo, che come sempre è attento alle problematiche sociali. Io dissi già una volta, e non mi sbagliai, alla politica, che io oggi molto modestamente rappresento, che noi abbiamo un problema, e cioè il Vescovo di Castellaneta. Perché dite voi un problema? Perché è molto attento alle dinamiche sociali e alle problematiche del nostro territorio, e spesso le sue iniziative servono a colmare le lacune che la politica crea. Lo ha fatto in occasione delle note vicende dell'ospedale di Castellaneta, che tutti quanti ricorderemo senz'altro, convocò tutto il territorio per cercare di affrontare quel problema e di rilanciare. E in quel momento lo dissi, forse Sua Eccellenza lo ricorderà, che come politico mi sentivo inadeguato, perché incredibilmente quello che avrei dovuto fare io lo stava facendo il Vescovo, che per funzione dovrebbe pensare, diciamo, alle anime, anche se questo ovviamente è un concetto classico della funzione del pastore. È un problema ovviamente impositivo, perché lui ci stimola sempre il confronto, stimola sempre il dibattito, se non altro fa emergere i problemi che accadono alla società. E questo pungolo è un pungolo che io mi auguro non venga mai meno, che continua ad esserci, proprio perché consente di realizzare delle serate come quella che stiamo vivendo. Il tema della tavola rotonda è giovani e lavoro a Mottola. Quindi io non farò un'analisi di carattere nazionale, né regionale, né provinciale. Cercherò di parlare della nostra comunità, della nostra realtà. Detto Don Michele, sono un po' come il papà di tutti. A volte in effetti mi sento un po' come il responsabile dell'ufficio di collocamento, che se voi state per un giorno al mio posto, vi posso garantire che il posto non riusciamo a dare stesso. sì. Quotidianamente tutti i cittadini che incontro, su 10, 5 mi rappresentano problemi di lavoro. E la domanda di lavoro è aumentata, ritengo, per varie ragioni. La domanda di lavoro oggi la chiedono i giovani, ed è giusto, ed è legittimo. La chiedono i meno giovani, e anche questo è giusto e legittimo, la chiedono i single, la chiedono i coniugati, la chiedono quelli che in famiglia non lavorano né il marito né la moglie, lo chiedono quelli che in famiglia c'è uno dei due che lavora. Francamente mi sono sempre posto il problema della priorità. A chi dare priorità? Al giovane diciottenne che si è appena diplomato e che giustamente dice: sindaco, io non devo lavorare. Dare priorità alla mamma che viene e dice: sono sposata, abbiamo un mutuo, ci è aumentato di 300 euro al mese, mio marito ne guadagna 1.100, ne paghiamo 800, con 300 non ce la facciamo, voglio aiutare anch'io la famiglia. Dare priorità al tossicodipendente che vuole cambiare vita, dice: sindaco, a me nessuno mi vuole, io vorrei lavorare, non vorrei più rubare, non vorrei più delinquere, vorrei cambiare, però mi chiudono la porta. Credetemi, mi sono sempre posto il problema della priorità, ad oggi non sono riuscito a dare una risposta, lo ammetto, però questo non è che mi fa venire meno il coraggio di continuare a pensare. Io ritengo che non ci sia una scala di priorità, perché ognuno che viene a chiedere il lavoro, ognuno ha il diritto di chiederlo, per cui non c'è chi viene prima, chi viene dopo. A volte sento le mamme dire: sindaco, alla De Carlo sta fatta di curva, Ruber, e mio figlio che è un bravo ragazzo, allora lascia Ruber, cosa dire? Guardate che sono provocazioni importanti, sono provocazioni che fanno riflettere, perché quella mamma ha anche ragione, mica sbaglia.
Quindi questo mio ruolo a volte lo vedo come una fortuna, perché mi consente di conoscere e di riflettere su queste problematiche che riguardano la mia comunità. Quindi ritengo che non vi sia priorità alcuna. Chi chiede lavoro lo chiede legittimamente e ha il diritto di avere una risposta. E allora poi vi faccio la seconda domanda. E io, sindaco, che posso fare? Sono io che devo dare lavoro. A volte me lo chiama veramente e me lo chiedo, ne parlo proprio con mia moglie. Dico, ma forse sbaglio, ma la gente si rivolge a me, ma io insomma non dovrei dare lavoro, io faccio l'amministratore, dovrei amministrare la comunità, dovrei creare dei